Buongiorno, intanto darei la parola alla dottoressa Rubertini. Ringrazio solo la Fondazione e i laboratori Marconi a nome della iniziativa Sanità in Movimento a cui siete stati invitati oggi. Ricordo per chi fosse qui per la prima volta questo ciclo di iniziative che Sanità in Movimento, che è nato un anno e mezzo fa a Ravenna, è diventato da quest'anno un percorso regionale, un programma regionale fatto apposta per ragionare di innovazione nella pubblica amministrazione e nel sistema dei servizi sanitari e sociali in particolare. E da quest'anno, questa è la seconda iniziativa, abbiamo pensato di non essere solo un percorso fatto di seminari, ma che a questi seminari a tema, su temi a cui ci vogliamo approcciare, che ci facciano anche ragionare un po' alla grande di quali potrebbero essere le cose da fare o che ci piacerebbe fare per costruire il nostro futuro, a questi seminari si aggiungono degli altri mezzi che abbiamo cominciato a utilizzare. In particolare, quello che vorremmo fare è di essere molto interattivi con tutte le persone che partecipano, sia in presenza sia a distanza. Siamo oggi, inauguriamo questo esperimento dentro il nostro ciclo della diretta streaming, quindi diciamo che tutte le nostre aziende, i nostri servizi sono stati avvertiti che chi non era qua può seguire sul sito la diretta streaming. Abbiamo anche diversi account su Twitter e l'idea è che dopo i seminari chi ha piacere di continuare a collaborare con noi per costruire idee e soluzioni per il futuro viene invitato poi a partecipare ai nostri forum. L'obiettivo è quello di dare degli input anche in una forma un po' diversa a quelli che possono essere anche i progetti, i programmi di ricerca, che possono essere diciamo ambiti nei quali la Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali e la direzione dell'Agenzia che promuovono questa iniziativa possono attingere, possono contare insomma per avere degli input e coprogettare il nostro futuro. Quindi ringrazio tutti quelli che sono venuti qua. Ricordo che la prossima iniziativa sarà il 7 di maggio e sarà centrata sulla valorizzazione dei talenti, del nostro capitale umano, delle persone che lavorano nei servizi e anche di quelle che stanno attorno, dei cittadini che con noi collaborano, hanno voglia di collaborare sempre per costruire un futuro più sostenibile. Grazie.